Salve a tutti ragazzi, oggi 15 ottobre 2017 siamo qui per l'estrazione del giveaway dei 10.000 seguaci organizzato da Fabbrica Magia su Instagram. 10.000 seguaci che abbiamo raggiunto e anche superato, perché siamo a 10.300, e qui va un grazie a tutti voi che ci seguite e sostenete continuamente. Come potete vedere, sono sul post del giveaway. Qui abbiamo l'immagine con i premi che andranno al vincitore: un mazzo Orbit, un mazzo Touch, un mazzo Shed Casino P3 e un brick di Bicycle Standard. Qual era il regolamento? Mazzi che ovviamente andranno ad un unico vincitore. Il regolamento era diviso in tre punti, come potete vedere. Primo punto era seguire Fabbrica Magia su Instagram, secondo mettere mi piace a questo post e terzo commentare questo post con tre tag di persone che venivano invitate a partecipare a loro volta. Potevano essere fatti più commenti, come è stato scritto qua, però i tre tag per ogni commento dovevano essere diversi. Avete partecipato in tantissimi, 1506 mi piace sul post e ben 2094 commenti. Parecchi di voi hanno commentato appunto con più commenti. Qui ad esempio Gennaro Fusco, tre commenti con 9 tag diversi, perfetto, e così via fino a 2094 commenti. Ma come sarà fatta l'estrazione? L'estrazione sarà fatta attraverso questo sito random, per chi non lo sapesse, è un sito che permette di generare un numero casuale grazie al generatore che vedete qui. Lascio nel min, che sta per minimo 1, e metto nel massimo 2094, che sono appunto i commenti fatti sul posto. Ora mi basterà cliccare su generate e sarà generato un numero casuale, e questo numero casuale corrisponderà ad un commento, e quel commento sarà il commento della persona che vincerà. Ovviamente, dopo aver visto chi è il vincitore, andremo a controllare anche che quest'ultimo ha partecipato, cioè ha rispettato i tre punti del regolamento. Vi dico subito che purtroppo tramite PC Instagram non mi permette di poter ricercare subito se la persona ci segue o meglio ha cliccato mi piace oppure no. Cioè, quello che voglio dire è che se io clicco qui, ad esempio, vedete, non ho nessuna barra in alto di ricerca dove posso inserire il nome del vincitore e vedere se ha cliccato mi piace, cosa invece che può essere fatta attraverso un dispositivo mobile. Infatti ho qui accanto a me il mio tablet, e quando sarà adesso generato il vincitore andrò a controllare sul tablet se ha cliccato mi piace e se ci segue su Instagram. Ok? Detto questo, come facciamo a sapere a quale commento corrisponde quel numero? Nulla di più facile, perché ho copiato tutti i commenti su questo foglio Excel, come potete vedere, partendo dal primo, Gennaro Fusco 1, appunto, fino al 2094. Ad esempio 280 qui corrisponde a Amos Magic e così via, fino a 2094. Quindi ogni commento ha il suo numero che lo evidenzia, diciamo. Ultimo, Manuel Dalleva. Ok? Quindi ora andiamo a estrarre il numero e vediamo a quale commento corrisponde. Andiamo su random. Eccolo qui. Allora, random, abbiamo inserito, clicchiamo, generiamo il numero 1353. Andiamo a vedere a quale commento corrisponde il 1353. Scendiamo, 851, 1027, 1003, ci siamo quasi, andiamo lentamente. 1353, eccolo qui, il vincitore è Masche di Puma 940. Allora, come prima cosa andiamo a controllare, ok, unico commento, quindi perfetto, non c'è nessun commento di fila. 1353, soltanto vado a controllare sotto, perfetto, quindi un solo commento fatto, quindi non c'è bisogno di controllare se ci sono altri tag, è l'unico. Dov'è? 1353, ecco qua.
Masked Puma. Ora vado un attimo a controllare sull'iPad se effettivamente ha cliccato mi piace. Mi collego anche qui sul post. Eccoci qua, questi sono i mi piace. Vado a scrivere il nome, Masked. Ok, non risulta il mi piace, quindi facciamo un'altra estrazione. Mi dispiace, ma non è stato rispettato il regolamento. Andiamo a vedere se ci segue almeno su Instagram. Ma Sket. Ok, ci segue, ma non ha cliccato mi piace sul post. Quindi devo generare un nuovo numero. Mi dispiace, Masked, ma il regolamento era chiaro e non sarebbe corretto nei confronti degli altri, quindi andiamo con un altro 420. Andiamo a vedere chi è il 420. 420, andiamo a vedere 420, eccolo qui, Giacomo trattino basso cannone. Andiamo a vedere se aveva già commentato prima. No, sembra unico commento. Sì, perfetto. Quindi Giacomo.cannone 420. Andiamo a controllare se ci segue. Allora, Giacomo.cannone. No, scusate, trattino basso. Perfetto, ok. Ci segue su Instagram e vediamo se ha cliccato mi piace o anche lui magari non l'ha fatto. Quindi andiamo sul mi piace. Giacomo. Anche lui non ha cliccato mi piace. Quindi andiamo avanti, ragazzi. Purtroppo vedete, il regolamento non è stato ben rispettato per la seconda volta. Generiamo un nuovo numero. Il 1933, andiamo più rapidi. 1933, 1933. Come vedete stiamo facendo tutto alla luce del sole, per essere chiari. Vi stiamo dimostrando come l'estrazione è stata fatta chiaramente, ma non sono state rispettate. Ecco, il 1933, Paola Maffezzoli ha fatto più commenti, vediamo. Ma i tag. Chiocciola Eros, perfetto. Chiocciola Seb, Marco, sono diversi. Vediamo qui. Ok, anche qui sono diversi. Vediamo se ne ha fatti altri. Ok, diverso anche questo. Ah, ne ha fatti tantissimi. Vediamo. Sì, sono tutti diversi. Saliamo ancora, vediamo se ne ha fatti altri. Ok, perfetto, quindi ha rispettato la prima parte, ha fatto più commenti ma con tag diversi. Ora andiamo a vedere se ha cliccato mi piace. Vado direttamente su mi piace perché a quanto vede è quello che purtroppo è stato meno rispettato. Paola Maffezzoli, eccola qui, ce l'abbiamo, sì. Quindi ha messo mi piace e andiamo a vedere se ci segue. Quindi ultimo punto per confermare la vincitrice. Quindi abbiamo detto Paola Mazzefoglio, eccola qui. Quindi Paola ha rispettato il regolamento come era giusto fare, ha fatto più commenti con tag diversi, ha cliccato mi piace al post e ovviamente ci segue anche su Instagram. Quindi è una nostra fan. Grazie Paola, ti annuncio adesso al 100% che sei la vincitrice del contest, del giveaway, scusami, di Fabbrica Magia. Paola Maffezzoli. Sarai contattata in privato e ti diremo quando ti verranno spediti i vari mazzi. Ragazzi, questo è tutto, abbiamo fatto tutto come avete visto in maniera più corretta e possibile nel rispetto di tutti voi che avete partecipato. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo giveaway.